Bentornati a tutti. Oggi è lunedì, 14 agosto, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Ariete. Lunedì tutto relax. È la luna cancerina in quadratura a dare gli ordini oggi, perfino a voi stacanovisti anche della vacanza. Niente escursioni spericolate né tour sconvolgenti, oggi ci si rilassa in spiaggia o al massimo in un pascolo al sacco. Pranzo al sacco o merenda gourmet, in uno di quei locali finto rustici che costa un occhio della testa, ma sanno come appagare il palato dei turisti golosi. La musica cambia se volenti o nolenti il lavoro oggi vi tocca, turismo, trasporti o servizi sociali non chiudono mai per ferie, la gente si muove, mangia, soffre, ride. E se fate bene la vostra parte tocca a voi, addetti del mestiere, aiutarli in questo difficile mestiere. La coppia è aiutata dall'armonia che c'è nell'ambiente circostante in cui vive. Potrebbe essere anche l'opportunità di nuove amicizie e di nuovi incontri proprio nell'ambiente di lavoro o in cui si vive. I single incontreranno persone interessanti proprio nell'ambiente in cui vivono o lavorano, anche l'anima gemella. Ricordate che l'amicizia è un dono e come tale va vissuto e affrontata. Se scoprite che un amico o un'amica vi ha tenuto nascosto qualcosa, anche di importante, prima di decidere di allontanarvi fate almeno un tentativo di chiarimento. Riflettete prima di agire. Stavolta non potete permettervi di essere frettolosi. Oggi ci sono concrete possibilità che arriviate tardi a qualche appuntamento, anche importante. Premunitevi e cercate espedienti per essere puntuali. Siate prudenti negli affari. Ultimamente fareste meglio a concentrarvi solo sulla vita privata. Oggi tutto è da prendere con enorme pazienza, qualche piccolo dispiacere potrebbe venire proprio da persone che ritenete amiche e che oggi potrebbero deludervi abbastanza. Un momento di crisi passeggera sta minando il vostro legame di coppia. Cercate di aprirvi all'altro con sincerità. Buone prospettive per le coppie nate da pochi mesi, sull'onda dell'entusiasmo sarà facile fare progetti tra i quali molti avranno buone possibilità di concretizzarsi. Non siate oggi precipitosi, ponderate bene tutto quello che c'è da fare e fatelo, soprattutto, bene e con passione. Venere vi renderà luminosi, vero, ma non esagerate nell'evidenziarlo. Ottima la salute che tuttavia sarà bene non trascurare. Una sana dieta e tanti alimenti naturali vi aiuteranno. Dando il meglio di voi, farete felici anche chi ha sempre creduto in voi. In amore siete voi a gestire la situazione, dopo aver preso atto dello stato delle cose. Attive e dinamiche come non mai, avrete i riconoscimenti che vi meritate, per alcune di voi si annunciano anche promozioni nel lavoro. Da voi dipenderà l'efficienza nel vostro lavoro e solo la coesione tra tutti potrà assicurarla. Un gruppo di pianeti continua a spalleggiarvi in modo da garantirvi successi in diversi campi. Sole e Venere in Leone e la Luna in Ariete, in particolare vi aprono a nuove amicizie se appartenete alla seconda e prima decade. Nettuno invece nei Pesci stabilizza la vostra vita familiare se siete nati nella terza decade. Spappolati. Sia che abbiate mangiato come alligatori, oppure lavorato come schiavi o ancora praticato e goduto un'escursione da urlo, questo è ormai alle spalle, nel pomeriggio vi sentite uno straccio. Colpa della luna cancerina sempre più pigra in quadratura, amica di Marte e Mercurio che vorrebbero mettervi in piedi e ripartire, ma anche di Giove e di Urano che invece vi dicono stop, fermati e gambe sotto il tavolo. Quello che vi ci vuole è un pranzetto rilassante, una grigliata in giardino, una serie di assaggini in una trattoria finto rustico, ma questo lo capirete soltanto al momento di pagare il conto. Amore ed Eros. La famiglia torna unita dopo varie partenze e arrivi che l'avevano temporaneamente scomposta, solo fisicamente però, perché via rete o telefono il legame, resta forte e inalterato. Grande amore per il quattro zampe al quale si è aggiunto magari il randagio abbandonato durante le vacanze da individui senza cuore, la gratitudine che gli leggete negli occhi è addirittura sconvolgente.
vi godete l'inizio di una fase astrologica che parte all'insegna della trasgressività e della volontà di superare le regole correnti nell'amore e nell'eros, in special modo se festeggiate il vostro compleanno in aprile. Con l'azione benefica del pianeta collegato al mondo emotivo, la Luna congiunto nel vostro segno, vi avvicinate alla persona che vi interessa in maniera fantasiosa e poco convenzionale, specie se siete all'inizio di una storia. Lavoro e denaro? Che relax, vale a dire dimenticare il lavoro e casomai vedere gli altri svolgerlo, gli albergatori, i conducenti dei mezzi di trasporto, i camerieri, verso i quali provate una sorta di tenera complicità. Cenetta gourmet per celebrare un anniversario o un compleanno o semplicemente per festeggiare Ferragosto in anticipo, nati sotto il primo segno fate tutto prima degli altri. Le vostre attitudini professionali, se ancora non avete trovato un lavoro, vanno in direzione di un'attività in cui poter avere un ruolo di comando. Esercito, disciplina militare, investigatori di polizia e tutori dell'ordine pubblico sono da attribuirsi tutti al primo segno dello zodiaco. Tradizionalmente all'Ariete si assegna la capacità di gestione del potere politico, di mestieri in cui si viene fuori in prima persona, tutte attività che richiedono un grande investimento sul carisma. Sul piano artistico spicca l'abilità dell'attore di teatro o di cinema. Benessere. L'effetto malessere può dipendere dalla stanchezza, dall'effetto calura, oppure da una quantità indicibile di golosità che siete riusciti a mandar giù. Nel weekend a ridosso di Ferragosto tutto è concesso, ma poi. Scordatevi il bis. Per lei, spesona da urlo, acquistate cibo per un esercito e più o meno siete nel giusto, se per Ferragosto aspettate parenti e amici per la famosa grigliata in giardino. Di certo non state a lesinare su quantità e prezzi, come sostenevano i romani melius abundare cam deficere. Per lui, sempre estremi voi dell'Ariete, o super lavoro indefesso, giorno e notte, oppure in riposo H24, senza la forza e la voglia di alzare nemmeno un dito. Occhi chiusi, mente in catalessi, solo la bocca ogni tanto si sveglia per addentare qualcosa. Colore delle emozioni, grigio perla. Barometro dell'umore, piovoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 6, finanze, 10, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.